Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale paro, ognuno vale paro, ognuno vale paro, vale, vale paro. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale paro, ognuno vale paro, ognuno vale paro, vale, vale paro. Il 28 e il 29 marzo ci sono state le elezioni regionali anche qui in Lombardia. Il Movimento 5 Stelle ha raggiunto quasi il 3%, un risultato eccezionale. Sono stati 6 mesi di lavoro, 6 mesi di un processo democratico che è partito dalla base, che ha costruito un programma, che ha costruito i candidati, che ha costruito un modo diverso di fare la politica, un modo diverso di approcciarsi alla politica. Una politica fatta dai cittadini, cittadini in movimento che decidono di riappropriarsi di qualcosa che gli appartiene. Voglio ringraziare i 145.000 elettori che ci hanno votato, un numero impressionante tenendo conto di quanto abbiamo messo in campo. Abbiamo speso solamente 10.000 euro, abbiamo rinunciato ai rimborsi elettorali. I rimborsi elettorali sono una truffa, perché con un referendum avevamo detto no al finanziamento pubblico ai partiti e con un escamotage li hanno ripristinati. I soldi nella politica rendono la politica sporca perché è fatta in funzione dei soldi. Oggi siamo qui davanti al Tribunale di Milano per continuare la nostra attività, perché non abbiamo finito, il nostro fiato sul collo continua, perché c'è stato un concorso truccato. Il nostro dipendente, signor Roberto Formigoni, è stato eletto, ma non è eleggibile. Il signor Roberto Formigoni è stato eletto per il 4º mandato consecutivo, in piena violazione della legge. Il Consiglio regionale avrebbe dovuto varare una legge regionale elettorale che doveva prevedere che era ineleggibile chi aveva già svolto 2 mandati. Questa legge non è stata proposta e non è stata approvata dalla Regione Lombardia dal 2004 a oggi, in 6 anni, dallo stesso Formigoni che oggi è eletto per la 4ª volta consecutiva. Questo è un grave danno alla democrazia e per questo noi non ci fermiamo e abbiamo appena adesso presentato un ricorso al Tribunale di Milano e chiediamo al giudice di dichiarare decaduto il signor Roberto Formigoni in quanto ineleggibile ai sensi di una legge, la 165 del 2004, che prevede l'ineleggibilità di chi è stato già 2 volte Presidente della Regione. Adesso sentiremo anche parere dell'avvocato, l'avvocato Berti, che per noi ha seguito la causa. Allora, il signor Formigoni non è eleggibile, l'hai già detto tu poc'anzi, esiste una legge statale varata in attuazione di un articolo della Costituzione che prevede l'ineleggibilità dopo 2 mandati consecutivi del Presidente della Regione Lombardia. Teniamo presente che il signor Formigoni è stato eletto a suffragio universale e diretto già praticamente dal 1995 al 2000 e col secondo mandato dal 2000 al 2005. Oggi abbiamo depositato un ricorso proprio in previsione appunto di una legge che consente di depositare un ricorso ad ogni elettore, partito della Regione Lombardia, proprio per far dichiarare l'incandidabilità o decaduto il signor Roberto Formigoni. Bene, e adesso? Abbiamo depositato il ricorso, nei prossimi giorni il Tribunale, il Presidente del Tribunale della sezione interessata dovrà emanare un decreto di fissazione di udienza. Dopodiché il ricorso e il decreto lo dovremo notificare a controparte e quindi poi andare in udienza e discutere la incandidabilità del signor Roberto Formigoni. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, tutto è basta. Ognuno vale paro, ognuno vale paro, ognuno vale paro, vale paro. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, tutto è basta. Ognuno vale paro, ognuno vale paro, ognuno vale paro. Qui stiamo parlando di un nostro dipendente che ha partecipato a un concorso truccato. Questo è il fatto. Il nostro dipendente, quando il dipendente pubblico partecipa a un concorso, non ha diritto a partecipare a un concorso, il dipendente pubblico viene cacciato. E noi questo vogliamo che venga dichiarato.
pacifica i diritti del cittadino. Stop al nucleare.